Di questi tempi si fa un gran parlare di verde e di ambiente. Siamo sempre più sensibili e informati sulle tante cose che si possono fare per mantenere in buona salute il nostro pianeta e ognuno di noi cerca di fare la sua parte. Quando però si tratta di rendere più verde la nostra dieta, è evidente che abbiamo ancora molta strada da fare. Secondo alcuni sondaggi sulle abitudini alimentari, fra tutte le categorie di cibi che consumiamo, le verdure in foglia sono quelle più assenti dalla dieta. In parte questo può essere dovuto al fatto che, con l'eccezione degli spinaci, non abbiamo grande dimestichezza con le verdure in foglia o non le consideriamo così importanti. Se però pensiamo che una porzione di queste verdure cotte contiene una buona dose di vitamine A, C e K, oltre a calcio, ferro, fibre e un po' di antiossidanti, ci rendiamo conto che vale la pena approfondire la conoscenza di questi alimenti. Quando andate a comprare le verdure in foglia, decidete innanzitutto se volete consumarle crude o cotte. Le foglie più piccole sono più tenere, quindi gli spinaci baby sono ideali per delle gustose insalate crude. Se volete cuocere queste verdure, potete scegliere una cottura veloce al vapore o decidere di saltarle in padella con un po' d'olio d'oliva. In pochi minuti sono pronte. Verdure più spesse e dal sapore più deciso, come la verza o le foglie di rapa, necessitano di una cottura più lunga e risultano più gustose se cotte in un po' di brodo o con una spruzzata di aceto di sidro che ne smorza un po' l'amaro. Tenete anche presente che con la cottura le verdure in foglia si riducono parecchio. Una volta cotte, il loro volume sarà un quarto di quello che avevano da crude, quindi cercate di regolarvi con le quantità. La prima operazione da fare è immergere le verdure in foglia nel lavandino pieno di acqua appena tiepida e sciacquarle per togliere sporcizia o terriccio. Se i gambi sono larghi o coriacei, potete eliminarli. Togliete l'acqua in eccesso passando la verdura in un'apposita centrifuga oppure asciugate le foglie con un panno. Le foglie piccole possono essere lasciate intere se servite in insalata o cotte al vapore, mentre quelle più grandi vanno tagliate prima della cottura. Le insalate di verdure baby sono deliziose, sia da sole che insieme alla lattuga e con il vostro condimento preferito. Potete usare verdure delicate come la bieta o il ravizzone in qualsiasi ricetta dove sono presenti gli spinaci. È anche possibile dare un tocco di verde a pasta, minestre o omelette, aggiungendo negli ultimi minuti di cottura delle verdure tritate. Se volete osare di più, potete anche preparare un bel involtino usando una grossa foglia di radicchio al posto della solita tortilla o della pita. È difficile trovare altri cibi che offrano così tanti nutrienti e così poche calorie. Una ciotola di verdure in foglia crude contiene appena 10 calorie, meno di 50 se cotte. Rendere più verde la dieta può aiutarvi anche a controllare il peso, sostituendo ogni giorno mezza ciotola di cibi amidacei come riso, pasta o patate con una ciotola di verdure in foglia, potreste perdere più di 4 kg in un anno.